Salve, sono sempre qua. Allora, io sono andata nel giardino a raccogliere la menta. Adesso io la sto pulendo, l'ho lavata già, asciugata, e le sto togliendo dalla menta, sto prendendo le foglie in pratica, no? E rimane lo stelo che buttiamo, ecco qua. Appena è pronta la menta, ci rivediamo. Per non farvi fare perdere tempo in cose, diciamo, inutili, ci rivediamo fra poco. Salve amici, allora oggi vi preparo una pietanza, diciamo che è più un contorno, di zucchine alla scapece, perché è una ricetta napoletana, campana, diciamo. E allora ho preparato l'aglio con l'olio, adesso appena frigge prendo il mestolino. Aggiungo anch'io che riprendo che praticamente sì, è una ricetta napoletana, sì. Ma da noi in Sicilia si fa molto di, forse di più da noi sì, che in Sicilia. È molto usata da noi questa ricetta. E in Campania, volevo dire. Noi siamo siciliani, quindi sappiamo esattamente quante volte facciamo le zucchine così. Ecco. Alla menta, che sono non facciamo buonissime. Solo le zucchine alla menta e all'aceto. E all'aceto, facciamo anche altri ortaggi. Ecco, ma qua deve friggere. Oggi si fanno le zucchine. Certo, chi parla è l'operatore, che è mia figlia. Abbiate pietà di me, perché io non sono pratica benissimo, per cui se non viene preciso il video, abbiate pietà. Noi nella nostra vita abbiamo sempre voluto provare un po' di tutto, non siamo persone che ci fermiamo, ci siamo inventati veramente la vita. Chi si ferma è perduto. Chi si ferma è perduto, tant'è che sto scrivendo il libro della mia vita, perché veramente vi devo dire è un libro un po' particolare, non ho avuto una vita normale. A parte che arriverà anche quello sulla cucina abbastanza presto. Ma quello della mia vita è un libro interessante, perché, vabbè, voi potete dire, ma noi non ce ne frega niente della tua vita, sono d'accordissimo, ma non ce ne fregava niente neanche della vita di altri scrittori, però la gente, no, siamo un po' tutti curiosi, e poi leggere è sempre una bella cosa, e scrivere anche. Ecco, l'aglio è quasi soffritto. Non lo voglio fare bruciare, perché sennò non mi piace quando brucia. Adesso metto le zucchine che abbiamo già fatto friggere e mescoliamo. L'olio si è insaporito di aglio e questo viene riportato, assorbito l'olio con l'aglio dalle zucchine fritte, quindi prendono un piccolo gusto in più. Mescoliamo, ecco, dopodiché cominciamo a mettere il sale, perché ancora il sale non ce l'avevamo messo. Il peperoncino, non guardate quanto ne metto io, perché io sono abbondante nel peperoncino, voi mettete quello che potete sopportare oppure non ne mettete, perché non è obbligatorio. Io vi dico qual è la ricetta che faccio io, poi voi potete benissimo togliere o mettere le cose che più vi piacciono. A questo punto mettiamo la menta che ho raccolto nel mio giardino mezz'ora fa, l'ho lavata, asciugata. Quella che vi abbiamo fatto vedere poco, ecco, fa. Sì. Tiriamo, mescoliamo e mettiamo l'aceto.
facciamo un poco assorbire l'aceto. E ora, mentre l'aceto va evapora, io prendo il piatto per impiattarlo, impiattare l'acqua. E allora, amici, ho finito di fare questa ricetta. Vi faccio vedere le zucchine alla scapece. Sono le zucchine che ci hanno insegnato i napoletani, i campani. E vi auguro, se volete assaggiarli, un buon appetito. Grazie. Alla prossima!